Presidente Colombo, a poche settimane dall'inizio del campionato, quali sono gli obiettivi di questo Monza? Intanto speriamo di iniziare il 6 settembre come è stato stabilito. Ma gli obiettivi sono quelli di vincere, cioè io chiaramente non è che uno qualsiasi cosa fa cerca di farlo al meglio, e fare al meglio nel calcio vuol dire cercare di vincere, e naturalmente ci sono anche le altre squadre, non è che giochiamo da soli, quindi adesso abbiamo sicuramente rafforzato l'organico con un portiere che è arrivato proprio oggi, domani dovremmo definire una punta di categoria esperta che ha fatto già molto bene gli anni scorsi, per noi la squadra è un'ottima squadra, vedremo cosa succede. Stasera si gioca a Monza-Parma, è un'amichevole che ha un grosso significato per quello che è successo anche nella passata stagione. Sì, direi che le storie di Monza e Parma continuano a, da 18 mesi sono andate in parallelo e continuano ad andare in parallelo, perché a Monza come a Parma si è creato un progetto, diciamo, basato molto su fondamenta molto solide. Naturalmente credo che loro più di noi abbiano ancora più necessità di vincere subito. Io mi auguro solo di non essere nel loro girone. Mi ha letto nel pensiero, Parma 8.000 abbonati, oltre 8.000 abbonati, Monza oltre 300 in questo momento, c'è un appello che vuole lanciare ai tifosi? Intanto li voglio intanto ringraziare quei 390, adesso siamo a 390 oggi, che hanno già sottoscritto l'abbonamento. Io sono contento per il momento, mi auguro di arrivare alla fatidica 1.000, solidi 1.000, abbiamo ancora due o tre settimane prima della prima partita in casa, quindi sono contento e li devo ringraziare, perché vedo anche che c'è molto entusiasmo andando a Monzello, molta gente che viene a vedere l'allenamento. Sono contento, poi le cifre, speriamo di arrivare a quei 1.000, per avere tanta gente allo stadio. Il suo grado di passione biancorossa sta salendo pian piano col passare delle settimane, perché il giorno dell'arrivo in tribunale ha detto andiamoci calmi, adesso? Sì, vabbè, è chiaro che quel giorno bisognava un pochettino, ero anche molto emozionato, più di adesso. Devo dire che vivendo l'ambiente, sì, è vero, è aumentata la passione e probabilmente è aumentata anche la voglia di vincere.